Ilary Blasi, la showgirl romana non lo nasconde più. Amici mai, il cuore non si rassegna. Ha lasciato il classico amaro in bocca ai più e il cuore spezzato in più in mille pezzi la notizia terribile, che sanciva la fine di una delle storie d'amore più magiche di sempre. Parliamo del matrimonio, con tanto di precedente romantico fidanzamento, dell'ex numero 10 della Roma e di Ilary Blasi. Tuttavia c'è da dire che, già prima, erano nate delle voci che portavano a pensare che non fossero più una coppia. Fatto sta che si supponeva fossero solo pettegolezzi che nascono ogni giorno e che riguardano i VIP del mondo dello spettacolo. Quando i rumors erano diventati troppo potenti, Ilary era cosa in studio dalla sua amica Silvia Toffanin a smentire tutto. Peccato che di lì a poco sia scoppiato il caos e che sia uscito il comunicato che non smentiva. L'amore era bello che finito e si doveva andare avanti. Si potevano solo raccogliere i cocci di quel che era stato e cercare di non far soffrire troppo i figli, ovvero Christian, Chanel e la piccola di casa Isabel. Tutti e tre al momento risiedono ancora nella villa all'Eur, qui fino a poco tempo fa viveva anche Francesco. Lui, dal canto suo, ha preso, sempre nella capitale, un appartamento in affitto che non è però sito vicino alla dimora. Ora ne sta cercando un altro più vicino a loro e che possa ospitare i propri figli, oltre che della sua attuale compagna. Parliamo della flower designer Noemi Bocchi, che ha anche lei un matrimonio finito alle spalle. Totti e la Blasi nel loro presente sentimentale. Ilary è fidanzata con imprenditore tedesco Bastian Muller che, in comune con la Bocchi, ha il non voler apparire e non è interessata al mondo dello spettacolo. La Blasi si è recentemente molto divertita all'Oktoberfest, dove si è mostrata in armonia perfetta anche con gli amici di lui. Ciò è stata una coccola per l'anima anche per i suoi estimatori, che non vedono l'ora di vederla di nuovo in TV. Per ora non c'è niente in ballo e lei con la televisione è ferma, dopo al fine di Battiti Live. Ora però è ben altro a far parlare di lei e si tratta del suo rapporto con l'ex marito Francesco. Amici mai perché, altro che amore finito, a quanto pare è davvero impossibile rassegnarsi alla conclusione di un rapporto così importante e profondo. Amici mai perché, il mistero del loro rapporto, in realtà non si tratta di una dichiarazione rilasciata da Ilary, né tantomeno da Francesco, si tratta di un commento pubblico apparso in una didascalia di un post condiviso su Instagram dall'ex capitano della Roma. Qui è apparso un video che lo vedeva con ancora indosso la maglia della Magica allo stadio. C'erano anche i suoi bambini e ovviamente allora la sua allora moglie Ilary. Di sottofondo ha scelto lo strepitoso successo di Antonello Venditti, Amici Mai e, come ben sappiamo, parla di due persone che non potranno essere mai amici, perché si amano ancora. Ed è quello che si aspettano di fondo anche i loro estimatori, che vorrebbero vedere ancora la loro favola vivere.